I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Yeah, I like to move it, move it. All girls all over the world. Original King Julian from the casement. I love how all the girls move their body. And when you move your body, you know, move it nice and sweet and sassy, alright? Woman, you're cute, and you don't need no makeup. Original cute body makeup on model. Woman, you're cute, and you don't need no makeup. Original cute body makeup on model. Woman, physically fit, physically fit, physically, physically, physically fit. Woman, physically fit, physically fit, physically, physically, physically fit. Woman, nice, trick, fantastic. Pretty body, you're sitting at the big tight head. Woman, a nice, sweet, energetic. Pretty body, you're sitting at the big tight head. Woman, a nice, trick, fantastic. Body ocean at the big Titanic, woman, and nice, sweet, fantastic. Picture for the ocean at the big Titanic. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. Woman, you're cute, and you don't need no makeup. Original cute body makeup on model. Woman, you're cute, and you don't need no makeup. Original cute body makeup on model. Eyeliner, funny face and make one mud up. Nose powder, funny face and make one mud up. Like your eyebrow, funny face and make one mud up. Got your lipstick, funny face and make one mud up. Woman, a nice bright face and a nice hip. Make man flip and bust them lip. Woman, they're nice and need to get thick. Pick up the ocean that's a bit tight today. Woman, a nice bright face and a nice hip. Make man flip and bust them lip. Woman, they're nice and need to get thick. Picture for the ocean that's a big Titanic. Whoa, 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 whoa. I like to move it, move it. He like to move it, move it. She like to move it, move it. You like to move it. They like to move it, move it. You like to move it, move it. I like, oh, did I? Have I done I? Did I do I like to? I think I did I like. I like, wait, what about wait? They? They did they as well, okay. Oh, I got it, I got the new one, I got the new one. Them? No, is that, can I say them or no? Basta. Ok. Ok. Voglio dirvi l'unico mio contributo originale di riflessione a questi buoni lavori di comunicazione è che il messaggio è che il prodotto è per persone giovani leggermente andate con la testa. In realtà, negli anni a seguire, ma potete correggermi se sbaglio, da quello che ho capito, l'iPod è stato utilizzato da tutti, da strumentisti classici, jazz, da tutti. Quindi non da solo da adolescenti che fanno la raccolta delle canzoncine o delle canzoni o del rock o del pop, ma è stato utilizzato da tutti in realtà. Per cui in realtà potremmo dire che questi primi spot sì, colpivano il target, ma non lo colpivano tutto, ne coprivano solo una parte, insomma. Coprivano l'obiettivo di comunicazione, il pubblico di riferimento, ma solo una parte, perché poi in realtà il prodotto è andato a finire nelle tasche di insospettabili maestri della Filarmonica di Berlino. E questo è stato scritto in innumerevoli interviste che mi è capitato di leggere in questi anni. Lo spot che vede le figure che si muovono su campi di colore compatto ha avuto tutta una serie di sviluppi e c'è stata tutta una serie di artisti che sono stati scritturati da Apple e anche hanno chiesto di essere scritturati per utilizzare le loro canzoni sulla comunicazione iPod attraverso il contatto iPod iTunes, l'integrazione iPod iTunes. Tra questi artisti gli U2 e gli altri meno noti, Resource, Cat Chemist, Feast, Scissors, Prototypes, Will Holland, Featurecast, i Gorillaz sono più noti, i Jet, i Nerd, gli Stereogram, i Daft Punk, un altro gruppo interessante, i Daft Punk, i Black Eyed Peas, Wolf Mother, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, a questo punto cedo la parola a Paolo Michelutti, che è è docente di materie umanistiche nelle nostre scuole medie, musicista,
compositore e utente professionale di GarageBand. GarageBand è, correggimi Paolo se sbaglio, uno degli non moltissimi software nativi Macintosh che ha conquistato una sua grande rispettabilità e vita autonoma per gli utenti anche professionali. A te la parola, Paolo, e grazie. Grazie. Sì, GarageBand nasce come molta parte della tecnologia informatica da una casa laterale alla Apple. La musica è un elemento essenziale per l'Apple. I problemi nascono proprio quando questa ditta americana inizia a fare musica, perché quando nasce come fabbrica informatica, chiamiamola così, utilizza un marchio che già esiste. L'Apple è un marchio che nasce in Inghilterra negli anni 60, voi tutti conoscete i Beatles, l'Apple Limited è la casa di produzione dei Beatles. Quando nasce questa ditta informatica si fa un contratto, potrete occuparvi di tutto tranne che di musica. Paradossalmente la musica sarà la svolta che darà e farà fare un pacco di soldi all'Apple, perché l'utilizzo dell'iPod, iTunes e tutte queste cose rilanceranno il marchio. Non ultimo arriva un programma, si chiama GarageBand, nasce nel 2004, su una licenza di un'altra ditta tedesca che si occupa di musica, che fa un programma professionale che si chiama Logic, acquisisce il prodotto e fa una sua integra alla fine tra tutti i prodotti possibili e immaginabili anche la possibilità di fare musica. Chi ha Mac sa, può fare bellissime immagini, può fare dell'ottima grafica, anzi la grafica si fa credo quasi esclusivamente col Macintosh, con l'Apple, sì, con i prodotti Apple, la produzione dei video, mancava l'aspetto musicale. Nasce con la prima suite, col primo pacchetto iLife, se non sbaglio nel 2004, e viene fatto questo prodotto. Io non conosco tutte le produzioni GarageBand, ricordo che ho preso il mio secondo iMac intorno al 2005, 2004-2005, forse era il 2006, e ho avuto questa applicazione per le mani, e difatti vi voglio far sentirla. È un'applicazione molto interessante perché permette di costruire musica senza suonare neanche una nota. La caratteristica per me da utente è sempre stata, rispetto al PC, ho avuto anche il PC, la tesi che io ho scritto l'ho scritta quando si doveva fare i comandi in MS-DOS, per fare il corsivo bisognava scrivere il comando sulla riga C due punti e via dicendo, perché non avevo soldi per permettermi Windows, mi ricordo, avevo fittato addirittura il mio primo portatile. Con Mac queste cose non esistono, è tutto pronto da subito, si può solamente con il topolino, mi piace chiamarlo così, cliccare e cambiare l'aspetto grafico. La musica funziona nello stesso identico modo, in modo intuitivo, come ormai anche tutte le ultime applicazioni, l'iPod, l'iPhone, non hanno neanche più le istruzioni, se non vado errato, quando uno compra un iPhone, un iPod, io non ce l'ho, ma non ci sono le istruzioni, uno capisce da subito come si usa. GarageBand ha anche questa particolarità rispetto alle applicazioni professionali che sono Logic o Cubase, erano le primissime, in cui bisogna un po' conoscere alcuni aspetti musicali. GarageBand ti permette di costruire musica effettivamente senza suonare una nota, senza capire niente. Io vi faccio sentire il primo esempio che ho fatto, si chiama Grilli, l'ho chiamato così, ho messo insieme, è un programma molto interessante, di default, no? Quindi già in archivio ha delle piccole tracce che si possono utilizzare, e giocando così, la prima cosa che ho creato si chiama questo piccolo brano, Grilli, che ve lo far sentire. Non ho suonato una nota, adesso arriva anche la musica. Thank you.
ho messo semplicemente insieme il suono dei grilli, i crickets che sono lì tra i rumori, e poi curiosando i suoni ho trovato questo suono di pianoforte, mi richiamava un po' le atmosfere di Blade Runner, e le ho assemblate insieme secondo il mio gusto. Non sono la sequenza non è così data, ma sono spezzoni che uno può scegliere di mettere, non mettere, tagliare, cucire. C'è un piccolo lavoro di editing, quello c'è. E, vabbè, io la musica la faccio, la pratico, la compongo, suono la chitarra. E uno direbbe, vabbè, forse sei un po' avvantaggiato. Però vi faccio sentire subito dopo, appena comprato, sono venuti i nipoti e un ragazzo di 15 anni ha composto il suo primo brano così. Non era un musicista. Il mio nipote sì, è un chitarrista, questo suo amico non era musicista, si sono divertiti con il mio nuovo Mac e hanno fatto questo Dino DJ, un pezzo forse più da giovani. Sarebbe molto bello far vedere l'architettura grafica, perché si riesce a visualizzare proprio come una composizione viene realizzata, un po' come quando si analizzano gli spartiti delle grandi sinfonie, anche per chi sa leggere la musica, ma anche per chi non sa leggere la musica, la composizione grafica rende molto bene l'idea di come viene costruito un brano, una composizione. Un ragazzo assolutamente digiuno di musica, però con delle piccole tessere, qui io avevo utilizzato solo nel primo brano solo grilli e un pianoforte, un piano elettrico. Qui ho utilizzato molti più tasselli e effettivamente suona come il pezzo di una normale pubblicità, di una sfilata di moda, come si sentivano nel 2004, ma ancora oggi, insomma, forse un po' datato come musica, ma con una sua funzionalità anche estetica. L'ultima cosa che voglio farvi vedere, perché le implicazioni di GarageBand sono, ecco, qui si vede un'interfaccia molto bella, le implicazioni sono molto più elevate di quelle di cui vi ho detto adesso, che si può giocare come si gioca quando si prende l'iPhone o l'iPad immediatamente. Si possono fare anche dei lavori molto più interessanti. GarageBand ha anche un'altra possibilità, questa è la grandezza che a me ha fatto sempre apprezzare la Apple più di altri sistemi, il fatto che i programmi tra di loro dialogano. Con GarageBand si può fare anche della colonna sonora, colonna musica e colonna rumori insieme, c'è un piccolo spazio per montare delle immagini e si possono quindi fare delle colonne sonore, delle brevi colonne sonore. Vi faccio vedere un piccolo brano, magari se poi vi annoiate, ma spero di no, sono 5 minuti. È un lavoro fatto durante il Sacile School Film Festival, durante le giornate del cinema muto. La sonorizzazione, la colonna sonora, è fatta interamente con GarageBand, non c'è una nota suonata, sono tutti... tranne due canzoni che sono state utilizzate, una è un pezzo di Laurie Anderson, l'altra musica che si sente suonata è un pezzo tratto dalla strada di Fellini, quindi Nino Rota. Per il resto tutti i suoni, i rumori, il traffico, le persone sono utilizzati di default da GarageBand. Vorrei sapere anche se voi ritenete che questo lavoro possa sembrare una vera e propria colonna sonora. Inizia con un suono di ricordo, era la pressurizzazione di una cabina di un aereo. Le immagini sono il cielo sopra Berlino di Wim Wenders, per cui penso che siano anche carine da vedere. Avrete pazienza, 5 minuti, ma... Thank you.
And they're living Berlin, Berlin. She is a cocktail waitress. He had a part in a Fassbinderfilm. And they sit around at night now, drinking schnapps and gin. And she says, Hansel, you're really bringing me down. And he says, Gretel, you can really be a bit. He says, I've wasted my life on our stupid legs. She is a cocktail waitress. He had a part in a Fassbinderfilm. Si tratta di una vera e propria composizione, nel senso che sono messi insieme. E vi dico che quando ho fatto questo lavoro non avevo mai usato prima GarageBand insieme al video. Giocando, realmente giocando e componendo, nel senso etimologico, mettendo insieme i pezzi, si riescono a fare delle cose che, insomma, sono, direi... Non so, ditemi voi se andava bene o no, non lo so. A me, io sono stato soddisfatto del lavoro che ho fatto. Spero che sia piaciuto anche a voi. Grazie a Steve. Grazie a te Paolo. Anche noi abbiamo raccolto dei pezzi questa sera, pezzi dei nostri ricordi, pezzi dei ricordi di altre persone, i pezzi dei ricordi di tutti. E credo che il segno della serata sia il fatto che, a differenza di molti altri prodotti, i prodotti Apple hanno avuto e hanno dei fans. Non è proprio garantito che un prodotto abbia degli ammiratori. Potrebbe avere degli utenti, potrebbe avere dei consumatori, potrebbe avere degli acquirenti, ma non è detto che abbia dei fan. E non sono molti i marchi che hanno fan. Uno di questi è Ferrari. Un altro marchio italiano, Lamborghini, sono marchi motoristici spesso che hanno dei fan, non molto spesso, nemmeno nell'elettronica di consumo. Forse per qualche periodo è stato vero per Sony, che Sony avesse qualche fan, ma fenomeni di affetto verso un prodotto sono piuttosto rari e originali nell'epoca della comunicazione e della produzione di massa.